Buonasera e ben ritrovati con diritto di replica. Questa sera parleremo di mercato perché dopo tanti anni, una storia infinita, una telenovela avrebbe da dire. Finalmente il mercato coperto si è riunito. Di nuovo insieme eh, carni e pesci e noi abbiamo questa sera ospite uno dei rappresentanti, insomma un commerciante, un pescivendolo, Marco Cirillo. Buonasera. Buonasera a tutti. Innanzitutto, grazie per essere venuto. Insomma, l'abbiamo chiamata per avere un po' un primo bilancio no, di questa eh, situazione. Abbiamo detto finalmente, perché era eh, un'attesa infinita: sei anni e più. Ormai è quasi un mese che siete tornati alla struttura eh, coperta. Come sta andando? Innanzitutto, vorrei ringraziare questo meraviglioso studio per avermi invitato. E riguardo al primo bilancio, insomma, come sta andando? Il mercato sembra che piano piano sta, sta riprendendo, non dico costantemente, comunque sta riprendendo piano piano piede, ecco, ancora molte persone vengono e ci domandano da quant'è che ci siamo trasferiti lì, comunque sembra che la cosa poi li stia prendendo con calma piede, chiaramente c'è molta fatica insomma a ripartire anche perché poi ci sono tutta una serie di particolarità e che ancora dobbiamo un po' sistemare e mettere a punto riguardo ai banchi e tutta una serie di posizioni comunque io sono sempre ottimista insomma ecco. quindi piano piano insomma eh, la questione inizia insomma il mercato rinizia un po' a respirare a, a respirare esattamente che differenza avete trovato perché cioè io la, la butto un po anche un po' sull'ironia, anche se per c'è poco e niente da ridere perché ci sono commercianti che hanno dovuto anche chiudere in questi anni a causa della crisi È e soprattutto a causa dello spacchettamento della divisione del mercato che ha creato certo. tantissimi danni. Però insomma questi lavori, no? restyling, riqualificazione, per chi passa alla fine sembra quasi che uno ha dato una verniciata, una rinfrescata, lei già ride. Ma avete trovato differenze rispetto a quando l'avevate lasciato il mercato coperto? Che cos'è che è cambiato, che è migliorato? Ma no, tutto sommato in effetti questo mercato per carità non me ne voglia nessuno, parte comunque dall'amministrazione, se non credo se non mi sbaglio, di Moscherini, perché poi lì il leader è partito, ma non è che voglia fare un processo all'intenzione per carità. Beh, è è chiaro esattamente, poi fi, fi va a mezzo a Titei e finisce con Cozzolino, questa quindi è storia. Se dovessi dare un'opinione del mercato per carità, mai sputare sul piatto dove si mangia, ma... Tutto sommato è stata una ristrutturata, uh -huh. certo però una ristrutturazione che costa almeno quasi 8 milioni e mezzo d'euro, insomma se mi davano almeno 8 milioni e mezzo d'euro avrei sicuramente eh, come si dice, costruito un paese. Ecco. Riguardo, Ci sta, sono state tutta una serie di migliorie che hanno comunque portato a un mercato sicuramente più igienico, anche perché poi tutto sommato la pulizia fa solo male in saccoccia. Ecco. Quindi, una ristrutturata, ma certo, non è che sia stato radicalmente cambiata Piazza Regina Margherita, perché poi addirittura anche le nostre stesse posizioni dei banchi sono rimaste quelle. Ci spiega un po' questa questione dei banchi eh, da alzare questo pannello che per settimane non si parlava d'altro. Che problema c'era con questo pannello, con questo vetro, con questi banchi troppo bassi o troppo alti? Ma eh, pannello troppo alto o troppo basso? In effetti il problema è soltanto il vetro, perché il banco non si può abbassare, altrimenti c'è il rischio che visto che c'è il motore sotto si soffoca, ma questo lo dicono i tecnici. C'è ancora questo problema del vetro che io sono convinto che poi alla fine il tempo, come dicevo anche in un'altra intervista, è garantuomo. Io poi lei consideri che sono uno dei meno alti di tutti rispetto ai miei colleghi, quindi si figuri che stare lì davanti a servire è veramente molto ma molto complicato, ma gli stessi sanitari, gli stessi dottori hanno visto questa difficoltà. Sono convinto che poi questo è uno degli ultimi punti in cui stiamo piano piano cercando di risolvere anche questo problema e sono convinto che poi alla fine tagliando un pezzo di vetro e mantenendo sempre un pezzetto di vetro perché poi le norme questo vogliono possiamo lavorare diciamo, meglio senza modificare ulteriormente il banco. Ecco. Questa lunga vicenda del mercato ci ha permesso anche di conoscere tante storie, insomma anche gli stessi commercianti perché non è soltanto un discorso diciamo così di categoria, cioè eh, macellai, pesci vendoli e eh, via discorrendo. Insomma lei nelle tante interviste che abbiamo fatto, perché poi certo. ci sono stati tanti momenti, molti quelli carichi ma anche di tensione, di tensione e soprattutto certo. di preoccupazione. Lei però è sempre stato quello che si è posto insomma, di fronte alla telecamera con il sorriso e soprattutto con dichiarazioni all'insegna dell'ottimismo, se, certo. se non altro della speranza. Ma c'è stato mai un momento che ha pensato: qui si è messa proprio male, non se ne esce più? Sì, sì questo è vero, specialmente negli ultimi mesi, perché poi. E a volte stare qui davanti a questa telecamera, questo più che altro è una cosa che io dico ai miei colleghi, non tanto ai civili non è facile perché poi ci sono appunto i civili che guardano e valutano quindi quello che magari io in questo caso sto dicendo perché poi si vanno, poi alla fine, sono sempre le solite chiacchiere da barre ma io vorrei dire sempre a tutti, se qualcuno vuol dirlo... Lo dica tranquillamente, che, qualunque cosa uno pensa davanti a una telecamera, insomma, parlare dietro è troppo semplice. Sì, ci sono stati dei momenti in cui ero molto sfiduciato anche perché poi lavorando in un, comunque in un capannone, lavorando in una struttura che poi credo che stava diventando ormai fatiscente neanche nel Burundi in Africa, vedendo tutta una serie di ritardi e se lei si ricorda specialmente il contratto del mercato, che quella è stata secondo me poi la cosa fondamentale. Eh, che poi siamo riusciti quindi poi a risolvere questi punti. Era, era arrivato a un certo punto che insomma, si era creato veramente tra me e anche tra tutti i miei colleghi eh, come si dice, tensione e nervosismo. Poi è chiaro che te la prendi con l'amministrazione, te la prendi eh, con i dirigenti, te la prendi con tutti perché insomma, poi tutto sommato noi andiamo al mercato, ci alziamo la mattina e cerchiamo di lavorare onestamente senza chiedere niente a nessuno. Lei non lo dirà mai perché insomma, ormai un po' ci conosciamo, tende sempre alla diplomazia, però insomma, sotto le feste di Natale si è registrato un fatto secondo me insomma, che non può passare inosservato. I pescivendoli hanno sbattuto i pugni sul tavolo e alla fine insomma, la battaglia l'avete portata a casa perché quando il Comune più volte, soprattutto con l'assessore al commercio Vincenzo Tantò diceva ma cari pescivendoli spostatevi nel mercato coperto, <coughs> voi avete detto di no e alla fine avete vinto voi perché vi siete spostati a gennaio. Innanzitutto perché questa decisione di rimandare questo spostamento che secondo alcuni insomma, andava anche a discapito di chi al mercato coperto già c'era, ovvero i macellai? Certo. Perché questo rinvio? Ma secondo me vorrei innanzitutto ricordare che Dantò venne anche a diritto di replica, fece sì. questo passaggio dicendo in maniera molto esplicita poi alla fine... È un po' come avere una macchina vecchia e entrare in una macchina nuova e lo spiegherò il perché. Vorrei innanzitutto chiedere sempre davanti alle telecamere, a nome anche dei miei commercianti, scusa ai Civitavecchesi per questo ulteriore ritardo che c'è stato nel passaggio di Natale. Ma il perché, secondo me, in questo caso devo dare anche. Eh, come, dice, come dire ragioni ai miei colleghi e anche a me stesso perché in effetti ma lei immagini insomma no lei sta con sua moglie lei è sposato? no beh come me benissimo <ride> comunque immaginiamo di avere <ride> scusate immaginiamo di stare a casa con una moglie quindi beh. anche con dei figli mm. in una casa vecchia va bene e quindi automaticamente tu dici a tua moglie sotto le feste di Natale senti spostiamoci a casa nuova tua moglie ti tira qualcosa addosso beh. perché insomma è impensabile secondo me sotto le feste di Natale che magari vengono parenti, zii, cene e cenette a spostarsi in un appartamento nuovo, qui il buonsenso secondo me ha prevalso nel senso era più opportuno spostarsi al mercato nuovo a gennaio perché a gennaio le vendite sono diciamo, rispetto a Natale notevolmente azzerate e lì da quell'inizio potevamo e quindi stiamo ancora, come dicevo all'inizio, facendo tutta una serie di migliorie per prepararsi anche per un futuro Natale e lavorando con quegli spazi anche perché poi tutto sommato gli spazi ci sono notevolmente ristretti appunto come sta andando anche insieme a Macellai insomma lì al mercato coperto insieme a Macellai come sta andando eh, beh, cioè vedete un po' una differenza per quanto riguarda proprio gli affari cioè è tornato ma, un po' a vivere il mercato ma è tornato a vivere il mercato sì il mercato è tornato a vivere perché devo dire che comunque c'è più movimento va bene? certo che i miracoli non possiamo farli eh, cosa vuole che le dica? Sicuramente, rispetto al gennaio, al febbraio dell'altro anno, con gennaio e febbraio quindi paragonato, insieme ai macelai c'è più movimento, quindi c'è più scelta, e quindi diventa, in un certo senso, un percorso un po' tra virgolette obbligato di, di, di tutta una serie di persone che vengono a comprare, ma pure perché l'unione poi, alla fine, commercialmente fa la forza, l'unione di prodotti. Uh -huh. Basti solo pensare che nei centri commerciali vi sono quei famosi percorsi obbligati, quindi un conto, un prodotto, un conto, 500-600 prodotti, insomma, non che i centri commerciali, come si dice, lo fanno, ma ce l'hanno sempre copiato da noi perché, poi, tutto sommato, sono i nostri figli. Noi siamo un mercato, che è la, par che è la parola, poi, tutto sommato, più antica. Ecco. Questa vicenda infinita dei lavori del mercato, secondo me, ha prodotto anche un, eh, un danno, non, non indifferente, soprattutto quando il mercato era diviso, cioè c'è stato proprio anche un frazionamento. Tra gli stessi commercianti con momenti, non so se lei è d'accordo, in cui c'è stata una sorta di guerra anche tra eh, i vari settori del mercato stesso. Noi abbiamo parlato fino adesso del mercato coperto che è tornato ad unirsi, quindi Macellai e pescivendoli di nuovo insieme, però non è finita qui la. La, la vicenda, perché ci mancano le superfetazioni che lo spieghiamo, questo termine è un po' particolare si tratta insomma dei commercianti che dovrebbero poi andarsi a collocare intorno alla struttura del mercato coperto c'è un po' di dialogo, perché insomma a me sembra soprattutto negli ultimi mesi che si è un po' compattato il settore c'è un po' di dialogo, condividete un po' la preoccupazione ormai invece ognuno va per la sua strada Ma e si è... arrangia in eh. effetti si può sempre condividere un po' la preoccupazione per carità perché comunque siamo sempre lì, come facevo l'esempio che dicevo prima, se siamo tutti uniti siamo comunque vincenti. Però non è facile poter dare un giudizio, io personale che vendo il pesce, o magari può essere stato pure, o potrebbe essere anche un macellaio, e dare un giudizio su quello che devono no fare le superfetazioni, per carità anche perché io ripeto sono mercatato come loro quindi mh, non posso permettermi il lusso di dare un giudizio e quindi virtualmente andare a tingere nel loro cassetto perché sono poi tutto sommato sempre commercianti come me io un consiglio che magari le posso dare è che poi avere un dialogo con qualunque sia l'amministrazione sono sempre convinto che poi, poi alla fine come si dice il problema si risolve perché poi alla fine a tutto c'è il rimedio tranne che la morte ecco se dovessi dire quello che penso pff, riguardo se rimanere lì o spostarsi, io questo non lo so. Certo che, ripeto, più uniti si vince. Io non la voglio tirare nella politica, però insomma un commento da lei eh, lo vorrei. Perché, bene o male, insomma, avete vissuto un arco temporale con eh, tre amministrazioni comunali. Insomma, non è, non, non, so è se da, eh, non è facile, non so se è da andarne fieri, insomma, però un piccolo record <ride> insomma, eh, ce l'avete. Com'è cambiato il rapporto con l'amministrazione comunale dai tempi di Moscherini, passando poi per quelli di Tidei, fino all'attuale amministrazione a 5 Stelle? Beh, no, è una cosa meravigliosa questa, perché poi in effetti... Eh. Ma siete, un caso, se siete un caso da studiare, insomma. No, noi nel, ma noi nel mercato in sé stesso saremo sempre poi alla fine un caso da studiare. È una cosa meravigliosa perché se dobbiamo parlare quindi, come diceva prima lei, mm. storicamente del mercato sì. nasce con Moscherini perché Moscherini poi ha par fatto partire questo leader. Per carità, eh, tutti gli altri sindaci l'hanno decantato ma nessuno poi ha preso in mano questo progetto. Mm -hmm. L'unico sindaco che era un bambino che bisogna dare onere e onore è stato il sindaco Barbaranelli che in campagna elettorale fece il mercato e lo ristrutturò in 80 giorni di questo posso dire. Riguardo Moscherini, certo, la ristrutturazione è spartita da lui, ma se fosse stata gestita in un modo migliore, per me sarebbe stato meglio, ma d'altronde e solo un sindaco non può fare tutto eh, bisognava che stava un pochettino anche più attento di chi si era circondato secondo me ecco. ma i poi con... è passato eh. anche scusami che sì, ti interrompo sì, sì. è passato all'amministrazione di Dei che purtroppo è stata un'amministrazione che è durata abbastanza poco no? uh -huh. perché poi è stata credo durata due, tre o quattro mesi e non posso dire se magari poteva finire o meno il mercato ma questo leader quindi la storia ci insegna presente che l'ha finita con l'amministrazione Cozzolino uh -huh. Eh, cosa volevi dire di questa amministrazione? Come sono i rapporti? I nostri rapporti, alla fine, o buoni o cattivi, ce li andiamo a prendere per forza. Ecco, quindi lei stessa ha seguito le vicende, siamo stati su anche all'aula, abbiamo litigato, abbiamo contestato, vi siamo stretti le mani. È stato un po' ehm, un amore e un dolore, insomma. Ecco, un bianco e un nero, ecco. E poi alla fine. Cioè bisogna, secondo me, siamo stati molto testardi, allo stesso tempo anche audaci, e poi alla fine tutta una serie di punti ci hanno accontentato. Ecco. Ma è vero eh, che il mercato annusa l'aria diciamo delle elezioni politiche un po' prima degli altri, perché eh, lei ride, però ogni campagna elettorale <ride> lì al mercato c'è una bella sfilata di eh, candidati e spesso e volentieri, però poi il candidato che sceglie il mercato è quello vincente. Sbaglio? No, non le sto chiedendo che no, cosa ha votato, carità, eh? No, per no, 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 no. carità c'è questa impressione. Ma io non dirò mai perché, perché ho votato e non lo dirò mai, assolutamente. No, sono domande che lei fa Francesco, eh. l'apprezzo tantissimo perché fa quelle domande carine, eh. ma anche a modo per carità, ma le posso dare anche su questo la risposta. Generalmente il mercato non ha mai sbagliato la campagna eh. elettorale e quasi sempre nel 95% dei casi siamo sempre riusciti a, a sapere chi era il candidato vincente alle elezioni, ma anche perché ma per, per noi è una cosa talmente semplice naturale, noi viviamo tutti i giorni un po' come i barbieri, la città, quindi tutti i giorni sappia, sappiamo costantemente quali sono un po' le intenzioni delle persone, della gente, a partire dagli anziani, ai giovani, ai vecchi, ai ragazzi, quindi è molto più semplice per noi, ma ecco per quale motivo a volte spesso volentieri, come le dice tanti politici in campagna elettorale non si fanno vedere e vengono, gli danno quella famosa per carità botta sulla spalla, ma eh, ecco che la stessa politica quindi gioca sul mercato a essere diviso, no? perché come si dice dividi e impera, perché se veramente noi nel mercato ci rendessimo conto che siamo veramente un bacino di voti non indifferente daremo fastidio sicuramente a parecchi. Il cavallo quindi lo eh, indovinate sempre, ma poi alla fine siete soddisfatti o siete pentiti? <ride> ma la storia ci dice che, quelli che gli anziani, ci dicono, gli anziani eh. ci dicono che quelli che vengono dopo sono sempre peggio ecco. Ecco, quindi. quindi io questo non lo so e adesso invece il chiese che dice quando viene a fare la spesa da voi insomma qual è l'umore della gente la gente riguarda questa amministrazione non parlo di noi commercianti uh -huh. è molto delusa però, ripeto, non è facile, ma non voglio difendere nessuno per carità, non è facile amministrare una città, ma quello che posso dire è però amministrarla con intelligenza, amministrarla con dovere, questo è importante. Guardiamo un po' al futuro, perché per adesso insomma, abbiamo fatto soprattutto un bilancio di quello che è stato e soprattutto di quello che è in queste settimane, perché lo abbiamo detto, qui il mercato, insomma, la rinfrescata... Da 8 milioni di euro eh, l'abbiamo data, però manca, mancano ancora diversi tasselli. Il primo è Piazza 24 Maggio, dove eravate fino eh, a Natale: per, eh, Capannone da Circo, che adesso dovrebbe essere sgomberato insomma, per recuperare eh, quell'area. Poi c'è un eh, progetto di idee per quanto certo. riguarda eh, quella che fu la palmetta, perché insomma, non c'è rimasta certo. a, a la pianta, è morta. Che mercato vede, o quantomeno che mercato vorrebbe vedere nel futuro, sperando che non sia un futuro troppo lontano cioè che passino altri sei anni prima insomma il mercato che io vedo è un mercato comunque che mantiene le radici e tradizioni ma deve anche un po' in un certo senso usare anche un po' una tecnologia, nel senso scaricare comunque una sorta di applicazione come si chiama apple, no? uh -huh. e in questa applicazione in cui un apre va a vedere tutti i commercianti che ci sono nel mercato e portare tutta una serie di pacchetti che si trovano sulle, sulle navi, uh -huh. ma queste cose si fanno a Miami, no? uh -huh. quindi prendersi tutta una serie di pacchetti e quindi iniziare anche un po' a lavorare pure volendo non solo la mattina ma anche il pomeriggio e fare una sorta di friggitoria e tutta una serie di cose che possono servire ai passeggeri che vengono. No. Ma il mio sogno più, più presente sarebbe quello in sostanza dietro quel parcheggio come si chiama? Pia... Piazza del Conservatorio con metà parcheggio il mio sogno nel cassetto sarebbe quello di fare un piccolissimo mercato in struttura in legno, fare lavorare tutti i ragazzi e ragazze di Civitavecchia fare quindi un bando comunale o comunque un bando che possa dare la possibilità a tutti questi giovani ragazzi di fare un mercato tecnologico dell'usato insomma ecco, visto che la tecnologia quel parmale che lei ha Francesco uh -huh. oggi ha un valore, domani ne ha la metà quindi fare tutta una serie di, di cose che riguardino la tecnologia e l'innovazione che va di pari passo quindi con il moderno che è il mercato del pesce insomma ecco. ma di questo ne parlate per esempio con la ConfCommercio con le associazioni di categoria o sono idee sporadiche che viene in mente a qualche commerciante e poi finiscono lì? sono secondo me, questa è una mia idea sporadica che comunque mm. mi viene in mente e sarebbe un sogno riguardo alla ConfCommercio diciamo, sì. con Conf o associazioni Commercio. di categoria varie situazioni insomma. di categoria varie ConfCommercio purtroppo ai miei sono ormai anni e anni e anni, anni e che non abbiamo mai avuto mai più rapporti. Ecco, questo ti posso mai, dire. Se lo Ma non Ma... è una questione di spiegarsi, è una questione che poi alla fine, eh, sai qual è il fatto che quando un piccolo commerciante come me o come anche come un imprenditore, per carità, eh, hanno un'azienda, piccola o microazienda che sia, va bene, e quindi quando ha tutta una serie di responsabilità e magari eh, delega tutta una serie di categorie, tra cui la Confcommercio o tra cui possono essere quelli che si, i, i, i sindacati, tutta una, e vede che magari per carità hanno cercato di difendere i lavoratori ma non ci riescono, eh, alla fine è arrivato adesso uno è anche un po' scoraggiato su tante cose, no? uh -huh. io mi auguro che siano tutta una serie di categorie che possano veramente anche loro in un certo senso rinnovarsi perché mi sembra che continua ad avere sempre il solito modo di fare antico di una volta, ma qui stiamo parlando che continua un po' a lavorare alla stessa maniera come negli anni Ottanta, i commercianti, gli imprenditori ci sono evoluti. È un'altra Avanti... realtà, un realtà adesso, quindi sono categorie che dovrebbero iniziare a pensare in un altro tipo di modo. Ecco. Ritorno invece al Comune, c'è uno scambio di idee con Palazzo del Pincio, con l'amministrazione o direttamente con l'assessore Dantò sui possibili sviluppi del mercato? No, ancora uno scambio di commercio non c'è perché, eh, in effetti, ancora noi eh, siamo in procinto di poterle un attimo riunirci tutti perché pure noi all'interno come, come commercianti del pesce non è che ci possiamo non è che ci amiamo eh. c'è tanta invidia siamo molto eh. difficili ma tu stesso hai visto che quando sei venuto col, con, con, a fare delle interviste qualche sì. mio collega che ha, ha pure borbottato sì. e sì. magari ti menava pure anche, no, no, no ma nel senso, nel senso lato scusami no per carità il capono ma no nel senso lato non ti chiedo scusa male. ma però bisogna capire che pure voi avete bisogno di informazione eh. per poter lavorare riguarda il rapporto quindi con l'amministrazione no No, ancora non c'è okay. ancora purtroppo eh, come dicevo eh, non è facile anche noi come mercato essere uniti ma secondo me come ti dicevo prima il discorso politico uh -huh. Visto e considerato che siamo una forza, c'è sempre qualcuno che parla con qualche collega che parla male di me o parla male di lui per tenere disunito il mercato perché ci sono delle, veramente delle forze più forti che tendono proprio a tenerci così disuniti. Ma è più facile rilanciare il, anzi è più difficile rilanciare il mercato oppure compattare i commercianti a questo punto? È più difficile compattare i commercianti. Quindi su quello lì non ci riuscirete mai? Insomma. Assolutamente. Ma mi aiuto invece a capire una cosa perché sfrutto insomma, il suo ruolo di. Eh... Eh, commerciante del mercato quindi insomma un punto eh, storico e anche nevralgico della eh, città no? ogni campagna elettorale soprattutto eh, nell'ultima si è parlato molto di eh, sviluppo del commercio e di una città che deve <ride> avere una vocazione eh, turistica eh, voi siete lì a due passi dal porto questi croceristi sono un mito o realmente poi vengono al mercato a comprare oppure Girovagando alla ricerca di non sa che cosa per sbaglio si ritrovano lì ma e buttano l'occhio. I croceristi non sono un mito, è come farli passare che è diverso. Adesso per ora è inutile che siamo qui a fare perché ho sentito tanti programmi che avete fatto rispetto al crocerista. Quindi, ma per le vie del centro, tantomeno per il mercato, è il passaggio che loro fanno. E' questa questo la cosa importante? In Quindi, che senso? Nel senso che se noi abbiamo un mercato mito, abbiamo un rappresentante del mercato che veramente prende in mano il discorso mercato, le farò un esempio. Uh -huh. Noi siamo all'incirca intorno a 200 unità, lei immagini 200 unità che ogni mese mettiamo 50 euro al mese, per 200 quanto so? 10.000 euro al mese, 120.000 euro all'anno, in 5 anni sono 600.000 euro. Potremmo battere i pugni da qualche parte e quindi essere una forza per qualunque forma di pubblicità, no? ma non si fa, perché? Perché non riusciamo a capire che se noi magari prendessimo una rappresentanza di, un, di una, ma non parlo di me, ma puoi essere ovunque avere un, una, un rappresentante che quindi vada da questi signori che si occupano di, di tutta questa serie di passaggi, allora lì già la cosa sarebbe diversa perché poi non siamo a gestire i, i, quelli che vengono con le navi ma sono sempre i famosi poteri forti, allora bisogna se tu vai lì come mercato, come rappresentanza come bacino, come soldi o come voti sei ascoltato, se vai da solo non conti niente perché le potenzialità ci sono attualmente i turisti prendono e li portano a Roma, c'è una sporadica percentuale bassissima che il turista che viene la seconda volta piuttosto che andare a Roma, va a Tarquinia o credo a Viterbo e passa lì un attimo per il mercato. Ma passa, o tantomeno eh? quelli che vengono, cioè so, i luoghi delle navi o quelli che ah. stanno a bordo le navi, che per carità è sempre una grande percentuale. Qui è soltanto una questione di come organizzare e far venire la gente al mercato. ma eh, chiaramente quando il mercato è unito, quando gli operatori sono uniti, quando hai diciamo, eh, delle basi forti, allora puoi andare lì da quei signori e parlare con quei signori e per carità mettersi d'accordo. Ecco. Quindi per il momento dei croceristi, insomma, da quello che capisco, Ma no, se no, ne, ne vedono poche e soprattutto non comprano. Ma non comprano proprio, non vengono proprio perché se ne vanno a Roma, perché scendono le pulme e li portano a Roma al Vaticano e tutta una serie di posti in cui c'è business. Negli ultimi anni al Porto ci sono registrate diverse iniziative che hanno fatto eh, molto discutere eh, sempre. Diciamo sì nella zona del centro, perché faccio riferimento ad esempio all'iniziativa del Termina del Gusto che c'è stata, sì. eh, se non vado errato, la scorsa estate, ma potrei sbagliare. Eh, perché questa, eh, alcuni commercianti dicono che questa è concorrenza sleale, nel senso poi alla fine vanno lì e non girano più per il centro della città. Il mercato, come vive il rapporto con il centro? No, no, noi mercadari non viviamo questo tipo di rapporto. Io sono sempre dell'opinione che adesso, un po' tante cose, come dicevo prima, perché sono coerente. Più siamo al mercato, più attività siamo e più gente viene. Ho un piccolo esempio nella via in cui abito, in via Montegrappa. Ci sono alcuni pub, uno, due, tre, quattro pub, adesso c'è una, pizze, una pizzeria. Uh -huh. È pizzeria che prima fino a dieci anni fa era spenta, adesso è una piccola tra virgolette trastevere. Uh -huh. Lei si immagina un mercato con tutta una serie di locali, localetti aperti la sera con ristoranti, ristorantini, o a meggi, o maggior ragione anche altre persone che vengono, fanno banche o bancarelle, o si immagini l'indomani tutti il mercoledì, il mercato del mercoledì che sta, dove sta il faro a via? E via Montanuti. Viale. Ah, via Le Lei si immagini tutta quella serie di commercianti che si spostano lì provvisoriamente una volta a settimana sulla trincea. Che meraviglia potrebbe essere. Più siamo e meglio è. Non è più il commercio di una volta so solo io e l'altro sono più forti. No, 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 no. È proprio il contrario. Visto che siete così divisi, e insomma, lei dice che difficilmente un, un domani sarete uniti, ma. Eh per incanalare anche queste idee che vengono da lei, così come immagino possano venire anche certo, da, da altri certo, commercianti. Altri, per carità. Ma non dovrebbe essere a questo punto il Comune a fare il primo passo? Secondo me a, il Comune... O aspettiamo che magari, insomma, qualche <ride> venga, segnale dall'alto... Venga il Messia. Eh. Secondo me il Comune è giusto che faccia dei passi, ma anticamente nel mercato c'era il Presidente Senta, del eh. mercato. Quindi io mi auguro che se l'indomani vi sarà, quando vi sarà di nuovo, adesso non so se si possa fare o meno, ma se ci sarà di nuovo una campagna elettorale, un consiglio che possono dare a chi si candida al sindaco da, da, da rifare di nuovo un rappresentante del mercato che, che quindi rappresenta il mercato che è una cosa molto importante secondo io me. non le voglio togliere il sorriso e non vorrei neanche farla arrabbiare però una domanda gliela devo fare già sono quattro domande però che mi fa, però mi fa no, piacere no, 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 questa, è, questa è un po' più cattivella perché Va poi bene. è una voce che è girata insomma, per sì. tanto tempo cioè voi non vi siete voluti spostare per tanti anni da piazza 24 maggio perché lì Pagavate poco e niente. Ci vuole spiegare insomma qual è la verità? La verità è questa, è semplicissima. Il mercato, e non voglio dargli una colpa, è partito dall'amministrazione Moscherini e Moscherini, per quanto possa essere, sapendo che in quello spostamento abbiamo avuto tantissimi disagi, ci ha dato tutta una serie di. E, come si dice, agevolazioni tra cui non pagare né acqua né corrente e non c'è stata neanche la TOSA per l'occupazione del suolo pubblico adesso sono io a dire, per carità ce l'abbiamo avuta anche perché c'è tanta perché poi non sono nient'altro che i soldi dei cittadini, questo mi sta benissimo però se è durato sei anni la ristrutturazione e se in politica non si mettono d'accordo di certo non è colpa nostra quello che posso dire invece è che con il mercato nuovo è giusto che tutti i commercianti pagano quello che devono pagare. Anche perché ci abbiamo avuto, io parlo di noi. Abbiamo avuto un banco per carità del comune. È giusto che si paghi quel minimo l'affitto, è giusto che si paghi l'occupazione del solito pubblico, è giusto che si abbia un po' di buonsenso. Perché, anche perché sono soldi che servono all'amministrazione per pagare tutta una serie di ditte, tra cui la ditta che, che fa le pulizie, uh -huh. oppure per pagare gli stipendi. Cioè, anche perché ci sono in effetti, a prescindere dal mercato ristrutturato, non era con... ma vi sono tanti commercianti che poi in effetti non hanno mai pagato. Uh -huh. Allora lì è sbagliato. Di certo io non sono un santo, non siamo dei santi, ma il buon senso di pagare l'indispensabile all'amministrazione o l'indispensabile allo Stato ci deve sempre essere. Quindi l'importante è non approfittarne. Ah, assolutamente no. Guardiamo al futuro, di nuovo però nell'immediato. Lei diceva, stiamo prendendo un po' le misure con questo eh, nuovo tra virgolette, mercato coperto. In particolare, che cosa dovete mettere ancora a punto? Dobbiamo un attimo mettere a punto gli spazi perché davanti gli spazi dove passano le persone sono ancora stretti, gli spazi in cui stanno dietro e come ripeto questo famoso vetro che deve essere tagliato. Ma su questo diciamo così è un discorso tra voi. ...commercianti tra voi del settore oppure è un discorso in cui entra sempre l'amministrazione comunale? No, credo che questo qui sia un discorso che si, si prenderà con l'amministrazione comunale e si prenderà anche con ecco, Perché stessi sì, dottori, adesso parlo dell'ASDLE perché è una cosa che aspetta diciamo, più direttamente all'ASDLE. Abbiamo parlato con i dottori, li conosco tutti, quindi per carità, è gente che ci conosce personalmente... No, non ce l'hanno detto, quindi troveremo alla fine, come ci dice, un compromesso rispettando e mantenendo tutte le norme igienico sanitarie. Ecco. Perfetto, io ringrazio Marco eh, Cirillo, commerciante del pesce del mercato storico di Piazza Regina Margherita. Ringrazio anche a te, Francesco, per avermi invitato. E soprattutto, in bocca al lupo insomma, sia ai pescivendoli sia a tutti i commercianti del mercato, insomma, perché finalmente certo, siamo insomma, uniti. inizia un po' eh, a finire questo strazio della riqualificazione. Il mercato eh certo. coperto, se non altro, si è ricompattato. Speriamo che si risolva presto anche la questione delle superfetazioni. Grazie anche a voi per averci seguito. Appuntamento, a mercoledì prossimo. די גאַנצע וועלט איז געווען אין אַן אומגעמוטליכע צייט